nostra azienda nasce nel 1953 da mio padre e mia mamma. Era un'azienda piccolina, loro producevamo 3-4 forme al giorno, fino ad arrivare ai giorni nostri con una produzione di 80 forme al giorno. Abbiamo una filiera completa. Infatti partiamo dal campo, l'allevamento, la produzione che facciamo direttamente noi, la stagionatura che facciamo direttamente noi e la commercializzazione. L'azienda agricola è composta di oltre 1600 capi di bestiame, abbiamo dalla Frisona alla Bruna alla Rossa. 25 anni fa siamo stati precursori di stagionature molto elevate, 36, 48, 60 mesi. Adesso cerchiamo di dare anche una cosa trasversale. E diciamo interpretando il nostro parmigiano nella vacca rossa, nella vacca bruna e Frisone biologico. Da ormai 25 anni esportiamo all'estero, a questo momento siamo al 30% di fatturato sull'estero con un incremento di 5-6 punti annui, esportiamo in oltre 50 paesi, tra cui a fine anno abbiamo ricevuto anche riconoscimento per la Cina. Tra cui ci puntiamo molto perché è un mercato in forte espansione e chiaramente un mercato che può, diciamo, ricevere anche prodotti di qualità. Abbiamo certificato lo stabilimento IFBRC e FDA per esportare in America. Pochi giorni fa abbiamo anche attrezzato l'azienda con un confezionamento in atmosfera modificata in scatto di lamiera, che quindi è anche più, diciamo, riciclabile, ma la cosa importante è che il prodotto sia grattugiato, che in scaglie e cubetti può durare fino a un anno. Quindi ci permette anche di esportare molto, anche più, molto lontano, in poche parole, quindi anche di dare una scadenza più lunga e quindi anche di aggredire mercati che magari con l'esportazione ci vogliono quasi 2 mesi per arrivarci. Tra i clienti importanti serviamo dall'inizio Italy, serviamo Starbucks in tutto il mondo, Cipriani, cerchiamo di portare il prodotto sulle tavole della trattoria, del ristorante, ma anche nei locali stellati. Sono quasi 8 anni che lavoro in azienda, rappresento, diciamo, la terza generazione. Come diceva mio zio, stiamo cercando di produrre nuovi prodotti, nuovi parmigiani con il latte di varie razze. Ad esempio, quello di vacca rossa è un formaggio che risulta un pochino più saporito e un pochino più asciutto, a differenza di quello di vacca bruna, che resta sempre cremoso, delicato e sempre dolce. Mentre quello di Frisona, che è quello forse più adatto alle lunghe stagionature, è quello più lineare, più resta sempre morbido, sempre dolce. Abbiamo sviluppato due nuove confezioni che le abbiamo pensate per i clienti che vogliono arrivare a casa e degustare diversi tipi di formaggio in base alle razze o diversi tipi di formaggio in base alle stagionature, dando a loro una scelta dai 18 ai 36 mesi oppure con stessa stagionatura, dandogli un vacca rossa, una frisona e un vacca bruna. Come ci immaginiamo il futuro fra 10-20 anni? Ma io parlo principalmente per la nostra azienda, me la vedo proiettata al futuro, abbiamo una terza generazione che già è entrata in azienda, sta lavorando tanto, molto bene, ci mette tanto sacrificio, quindi penso che e spero di arrivare almeno fra 5-6 anni a fatturare più del 50% all'estero. Bisogna sempre cercare di essere avanti con delle certificazioni per essere già pronti ad aggredire il mercato. Purtroppo, dico purtroppo, ormai manca ormai anche il banconiere specializzato, quindi bisognerà cercare di dare al consumatore, ma alla stessa, diciamo, organi di vendita, un prodotto più finito possibile. E chiaramente bisognerà vedere di fare del packaging aggressivo e bisognerà cominciare a affrontare anche un discorso importante che è quello di cercare di fare materiali sempre più sostenibili. In futuro anche cercare di andare su mercati sempre più di nicchia, sempre più particolari, perché è sbagliato pensare che il massimo lo in Italia. Noi girando un po' per il mondo vediamo che la cucina, ad esempio, è molto forte anche tipo in Svezia, tipo in Norvegia, tipo anche in America, stanno crescendo tantissimo, quindi bisogna supportarli e bisogna stare sempre al fianco di chi cerca qualità.